Martedì 11 gennaio, ben ritrovati da Vedili insieme per i prossimi 30 minuti di cronaca e non solo, perché come ogni martedì troviamo anche gli amici di Alia che tra poco andremo a salutare. Prima voglio salutare anche al coordinamento tecnico Luca Paradisi, ma anche tutti voi che ci seguite sia in TV con il canale 841 del digitale terrestre di Lady Radio, TV, chi in streaming, ladyradio.it. Devo dire, ieri veramente per la partita Torino-Fiorentina, il nostro streaming è andato alle stelle, evidentemente molti erano lì inchiodati anche al PC per ascoltare quella che è stata una partita, insomma, un po' così. Comunque, non spetta a me commentarla, perché avrete modo comunque di commentarla anche nei prossimi 30 minuti di sport, così come alle 12:30 con il Radio Viola. Voglio ricordare a tutti voi che potete comunque intervenire al 3925-727775 tramite SMS, WhatsApp, anche audio, oppure allo 055-572637. 10 minuti Italia. Ambiente, economia circolare e tutte le novità sulla raccolta differenziata a Firenze per essere insieme al centro del cambiamento. E vado subito a salutare in studio con me Raffaella, una delle ragazze, dei ragazzi che fanno parte dell'A-Team. Ciao Raffaella. Ciao Eva, buongiorno a tutti. Vado invece a salutare, la ringraziamo per essere con noi, Francesca Calonioci, ufficio stampa Alia Servizi Ambientali. Grazie Francesca per essere qua su Lady Radio. Buongiorno Eva, grazie a voi dell'invito e buon anno a tutti. Intanto bentornata in trasmissione. Allora, abbiamo grazie. Subito una domanda veloce per te, perché sappiamo che insomma devi scappare via velocemente. Insomma, in questi giorni abbiamo letto sui giornali di questa iniziativa fiorentina, tra l'altro ne abbiamo anche parlato, però vorremmo entrare in merito con te, il tree sitting. Ce ne vuoi parlare? Sì, certo, volentieri. Allora, Alia ha sposato volentieri quello che è un progetto che è nato 4 anni fa con il Comune di Scandicci e quest'anno è stato promosso anche dal Comune di Firenze, che riguarda, diciamo, la gestione degli alberi di Natale passate le festività natalizie, quindi quale momento migliore per parlarne se non adesso. Di fatto in cosa consiste? Noi diamo la possibilità ai cittadini di recarsi domenica prossima, 16 gennaio, dalle 8 alle 14 all'ecocentro di Viale Guidoni, all'ecocentro di Alia, a portare il proprio abete vero, nel senso l'abete vegetale, quello con le radici, perché in quella sede ci sarà un esperto del parco di Poggio di Valicaia che valuterà se quell'abete può essere ripiantato all'interno del parco e quindi, diciamo, per un anno curato dagli agronomi e gli esperti del parco, per poi essere, se lo desiderano, ripreso dai cittadini e utilizzato anche per il prossimo Natale a casa. Ecco. Nel caso in cui, scusami, nel sì. caso in cui l'albero invece non sia adatto, lo prendiamo noi come Alia in consegna e chiaramente andrà insieme ai rifiuti organici a produrre compost. Devo dire, no, una iniziativa davvero importante, e poi devo dire, insomma, così non la pianta continua a vivere in un ambiente, insomma, in un habitat che poi è il suo, e poi comunque possiamo anche andarla a riprendere per il prossimo Natale, così mi sembra di capire. Esatto. Brava, esatto. Allora, i referenti del parco mettono a disposizione dei cittadini un'app che permetterà, diciamo, di seguire la vita dell'albero durante l'anno. Chiaramente potranno anche seguire la vita dell'albero andando al parco a fare una passeggiata, per esempio. Noi siamo ben lieti di sposare un'iniziativa di questo tipo insieme alle amministrazioni comunali, che ringraziamo, perché di fatto cosa possiamo fare in questo caso? Possiamo evitare di produrre rifiuti, perché questa è la cosa fondamentale. Diamo gambe all'economia circolare, nel senso che, appunto, come tu hai detto, noi permettiamo ai cittadini di recuperare un albero, cosa fondamentale. Permettiamo al parco di svilupparsi, avere sempre maggiori alberi all'interno del parco stesso. Quindi diciamo che è una gestione sostenibile dell'albero di Natale a 360 gradi. Chiaramente è sostenibile anche se l'abete non aveva radici, o comunque aveva radici ma ha sofferto i 20 giorni in appartamento, perché comunque noi non rimandiamo il cittadino a casa, ma come ti dicevo prima, l'albero vegetale lo avviamo insieme ai rifiuti organici per diventare compost. Al contempo permettimi di ricordare che comunque i cittadini possono portare anche l'albero di plastica, insomma l'albero che di solito si riusa negli anni, ma magari dopo qualche anno può essere rotto, sciupato, eccetera, possono comunque portarla a noi all'ecocentro e noi comunque ne gestiremo il conferimento. Vogliamo allora ricordare la data per portare per la consegna di questi alberi? Allora, all'ecocentro di Alia, in Viale Guidoni, gli utenti possono venire domenica prossima, 16 gennaio, dalle 8 alle 14.
Il parco di Poggio di Valicaia invece è aperto, credo, per tutto il mese di gennaio, comunque per la consegna di questi alberi nel caso. Quindi diciamo che domenica è l'iniziativa che facciamo insieme all'amministrazione del Comune di Firenze. Comunque il parco per questo tipo di attività è aperto anche successivamente. Grazie, grazie davvero all'intervento di Francesca Calonaci, ufficio stampa Alia Servizi Ambientali. Grazie per essere stata qua con noi su Lady Radio. Buona giornata, Francesca. Buona giornata. Grazie, ciao. Ciao ciao. Vado da te, Raffaella, un aggiornamento sul progetto Firenze Città Circolare. Ora che è ufficialmente finito il periodo delle feste, possiamo davvero proiettarci in questo nuovo anno. Che cosa ci aspetta allora su questo fronte? Allora, nelle prossime settimane proseguirà l'informativa e la consegna dell'E-Pass nelle zone ancora non interessate dalla trasformazione, quindi parliamo quartiere 1 e quartiere 2. Poi torneremo al quartiere 5, cioè nella zona dei rifredi. Quindi questo sarà un anno fondamentale e intenso, visto che Alia, al fianco dell'amministrazione comunale, è impegnata nella messa a terra del nuovo sistema di raccolta su tutto il territorio. Il porta a porta è praticamente finito, però ci sono anche i cassonetti intelligenti con la chiavetta elettronica dell'E-Pass. Con questa attività il 2022 sarà segnato da una grandissima sensibilizzazione e informazione tramite nuove campagne sugli argomenti come l'abbandono di sacchetti, di materiali che alcuni cittadini e degli ingombranti alcune attività commerciali abbandonano per strade. Quindi adesso ci saranno maggiori controlli e sanzioni salate, insomma. Ecco, quindi insomma lo dici col sorriso, ma in realtà insomma i furbetti saranno puniti. Ma io sono convinta che sarà la maggioranza che farà tutto bene. Senti, invece veniamo alle domande WhatsApp della scorsa settimana. Stefi ci scriveva: mi sono appena trasferita in zona Savonarola e mi hanno consegnato la chiavetta di Alia, però non ci sono i cassonetti interrati. Quando verranno installati? Allora, la consegna dell'E-Pass sta proseguendo e continua ad andare avanti. Nel frattempo saranno nel territorio anche le nuove postazioni, i cassonetti verranno cambiati. Nel caso della piazza Savonarola si parla di la seconda metà del 2022, quindi dobbiamo aspettare un altro poco. Per seguire tutti gli aggiornamenti andate sul nostro sito www.firenzecittacircolare.it oppure sempre i nostri canali social. Roberto dice: ho finito i sacchi blu per gli imballaggi, ora devo comprarli? Posso utilizzare anche dei normali sacchi per l'immondizia? Allora, vorrei ricordare che vengono dati 52 sacchi azzurri, quindi una fornitura annuale considerando la presenza di un ritiro a settimana. Chi li ha terminati li può ritirare gratuitamente negli infopoint di Ale Servizi Ambientali. Se avete dei sacchetti vostri li potete usare anche quelli, quindi sacchetti del supermercato, altri sacchetti di plastica, però non i sacchi neri. Ah, i sacchi neri no, quindi no. Quelli della spesa sì, ma i sacchi neri no. Esatto. Ma i famosi sacchi rossi invece, chi li fornisce teoricamente, dove vanno messi una volta pieni? Ricordiamolo intanto che cosa sono i sacchi rossi. Esatto, i rifiuti provenienti da locali, luoghi adibiti, dove sono presenti delle persone positive al Covid-19 non devono essere conferiti nel normale sistema di raccolta, ma messi nella raccolta, appunto quanto stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle vigenti ordinanze regionali, tramite questo servizio di questi sacchi. Quindi per soddisfare questa necessità gli utenti possono fare richiesta del kit dalla raccolta Covid. Per adesso sono grigi, non rossi, quindi momentaneamente dati anche con fascette per la chiusura, il calendario di esposizione. Con il form online dedicato, quindi prenota kit sacchi rossi, potete fare questa richiesta, e coloro che non riescono a registrarsi o hanno ulteriori esigenze possono andare a mandare una mail all'indirizzo covid-segnalazioni@aliaserviziambientali.it. Una volta ricevuti questi sacchi devono essere conferiti nei rifiuti non differenziati e vanno esposti secondo il calendario che è stato consegnato insieme ai sacchi. Per maggiori informazioni potete andare nel portale di Alia, quindi www.aliaserviziambientali.it, sezione Covid-19, misure di prevenzione e servizi ambientali sul territorio. Ricordiamo ancora una volta l'email per richiedere appunto e per avere anche ulteriori informazioni: Covid segnalazioni @aliaserviziambientali.it. Perfetto. Senti, Alessandro dalla Val di Sieve dice: io la carta sporca delle pizze, i tovaglioli di carta usati per la cena, li brucio nel camino, faccio male?
Fai benissimo, anzi grazie, perché la carta così riscalderà le vostre case. Se invece non avete il camino, la stufa, la legna, insomma, a disposizione, ricordiamo che la carta e i tovaglioli sporchi di cibo vanno nell'organico ed il cartone della pizza, se è pulito, nella carta e cartone, se no va messo anche lui nell'organico. Vogliamo ricordare che comunque sia tante ulteriori informazioni vengono trovate sia sul sito che sull'app da scaricare, quindi ricordaci queste modalità. Allora, Raffaella, abbiamo l'app gratuita Junker, scritta con la J, Junker con la K, oppure andate su www.aliaserviziambientali.it oppure www.firenzecittacircolare.it o tutti i nostri canali social, sempre Firenze Città Circolare. Iscrivetevi, seguiteci, scriveteci, perché è molto importante, noi siamo qui per voi. Grazie, grazie Raffaella delle grazie team, salutaci anche gli altri ragazzi naturalmente, l'appuntamento con te e con gli amici di Ali è per martedì prossimo, adesso noi ci fermiamo, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo.